Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, in questa vigilia di Pasqua che vede iniziare le restrizioni per tutta la penisola, tutta l'Italia in zona rossa fino al 5 aprile, fine settimana della Pasqua, dunque limitato da divieti e restrizioni. Al termine di questo l'Abruzzo tornerà in zona arancione. Intanto, con l'arrivo della bella stagione, sempre meno persone rimangono diligentemente a casa. Anche per questo bisogna correre con la campagna vaccinale. Tutti i dettagli nel servizio di Giuseppe Dintino. Una Pasqua blindata da divieti e restrizioni. Le celebrazioni della maggiore festività cattolica saranno limitate anche quest'anno dalle normative anti-Covid, in un'Italia tutta rossa fino al 5 di aprile. A partire da martedì alcune regioni torneranno in zona arancione. La zona gialla invece, per decisione del governo Draghi, è sospesa per tutto il mese di aprile, anche laddove, come in Abruzzo, l'indice di contagiosità RT è sotto l'1. Per il pranzo di Pasqua il governo raccomanda di non accogliere a casa parenti e amici che non siano conviventi e bisognerà tentare di rispettare tutte le normative di sicurezza anche a tavola. Vietate invece le tradizionali scampagnate di Pasquetta. Via libera alle liturgie religiose. Durante la messa però il consueto segno di pace, fa sapere la conferenza episcopale, non può essere scambiato con la stretta di mano, ma con un inchino guardandosi negli occhi. È comunque consigliabile, soprattutto per i soggetti fragili, seguire le funzioni in streaming. Nel weekend gli spostamenti verso abitazioni private sono consentiti una sola volta al giorno, nel limite massimo di 2 persone, esclusi minori di 14 anni e disabili, purché non si oltrepassino i confini regionali. Sono invece consentiti viaggi all'estero, con tampone alla partenza e al rientro, isolandosi per 5 giorni dal ritorno in Italia. Dalla prossima settimana inoltre in Abruzzo riapriranno le scuole. Il messaggio che io voglio mandare è innanzitutto di un augurio di speranza ai nostri corregionali e seguire più attentamente quelle regole, perché come sono stati bravi, attenti nei mesi precedenti, adesso non dobbiamo vanificare il sacrificio messo in atto. E la Pasqua sembra aver portato con sé la primavera. Il bel tempo e le temperature confortevoli di questi giorni amplificano il senso di sacrificio di chi si rinchiude in casa e in molti nel weekend si sono riversati sulle spiagge e nei parchi ad approfittare del primo sole. Anche per questo occorre velocizzare il più possibile la campagna di vaccinazione, che sia organizzata con criterio. La data entro la quale tutti in Abruzzo dovrebbero essere vaccinati è slittata al termine dell'estate. Riguardo le somministrazioni, siamo nella media nazionale, ha dichiarato Laveri. Senz'altro siamo nella media nazionale, è anche vero che ci sono persone che non stanno rispondendo per quanto riguarda la somministrazione di AstraZeneca, però c'è una grande adesione. Il nostro bisogno è quello di avere vaccini, vaccini soprattutto per i fragili. Abbiamo concluso quel protocollo che avevamo presentato come piano vaccini. Alcune ARS l'hanno concluso anche in tempi veloci, qualche altro ARS lo sta concludendo in questo momento, però faccio l'esempio del personale scolastico, docente e non, che sono stati già tutti vaccinati, quindi si sta proseguendo secondo le fasce, le categorie descritte. E passano da 24 a 17 i comuni abruzzesi in cui da martedì saranno in vigore maggiori restrizioni per contrastare la diffusione del Covid-19. Decade il concetto di zona rossa alleggerita disposto dalla regione. Dunque nelle località più a rischio sarà in vigore la zona rossa sulla base del decreto Draghi, mentre i dati nella nostra regione restano da zona gialla. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha partecipato alla riunione dell'unità di crisi per analizzare le misure da adottare a partire dalla giornata di martedì. Alla luce del nuovo decreto legge in vigore per il mese di aprile, i comuni soggetti alle misure più restrittive vedranno anche in Abruzzo applicate le normative nazionali della zona rossa. In provincia di Pescara escono dalle restrizioni i comuni di Castiglione, Messer Marino, Orsogna, Atessa, San Vito e Casoli, mentre sarà zona rossa il comune di Lentella.
In provincia di Pescara escono dalle restrizioni i comuni di Rosciano, Moscufo e Villa Celiera. Zona rossa invece per i comuni di Collecorvino, Rocca Morice, San Valentino in Abruzzo Citeriore. In provincia di L'Aquila escono dalle restrizioni i comuni di Capitignano, Pizzoli, Sante Marie, Prezza, San Benedetto dei Marsi, Magliano dei Marsi. In zona rossa invece i comuni di Celano, Prato La Peligna, Corfigno, Pescina e Cerchio. Infine, in provincia di Teramo, sono in zona rossa Martinsicuro, Colonnella, Nereto, Sant'Omero e Sant'Egidio alla Vibrata, Alba Adriatico, Canzano e le frazioni di Pietra Alta nel comune di Valle Castellana. Abbiamo revisionato, come facciamo tutte le settimane, l'elenco dei comuni che hanno necessità di maggiori restrizioni. Alla luce del nuovo decreto legge, le restrizioni che entreranno in vigore a partire da martedì, perché come sapete sabato, domenica e lunedì, che è Pasqua e Pasquetta, ci sarà la zona rossa a livello nazionale. E a partire da martedì i comuni che saranno soggetti a misure più restrittive verranno applicate le misure previste dal decreto legge, quindi la zona rossa prevista dal decreto Draghi. Per il resto l'Abruzzo complessivamente ha un quadro di miglioramento, l'incidenza che era già abbastanza bassa, intorno a 170, è scesa sotto i 160, l'incidenza che si calcola ogni 100.000 abitanti settimanalmente. L'R con T è sceso ulteriormente, in questo momento è a 0,81, anche il limite massimo dell'indice di replicazione è sotto la soglia di 1. Questo avrebbe dato all'Abruzzo per la terza settimana consecutiva una classificazione da zona gialla. Dalla prossima settimana è previsto il ritorno poi sui banchi di scuola. Per le superiori prevista la didattica a distanza al 50%, mentre nei comuni in zona rossa le scuole saranno aperte in presenza fino alla prima media. C'è la riapertura delle scuole, questo in virtù del decreto legge. Le scuole superiori che dovevano decidere quale percentuale di didattica a distanza hanno annunciato che faranno il 50% di didattica a distanza. Anche a Pescara saranno inaspriti i controlli anti-Covid per il weekend di Pasqua. Con più forze dell'ordine e parchi chiusi, il sindaco Carlo Masci è soddisfatto per le misure adottate finora e ha dichiarato che il rischio di contagi durante le feste è tenuto sotto controllo. Nei giorni delle festività di Pasqua tutta l'Italia sarà zona rossa, ovviamente zona rossa in Abruzzo e nella città di Pescara, con controlli rafforzati, sindaco, per evitare assembramenti di ogni genere. Questo sì, però diciamo che con soddisfazione i numeri di Pescara oggi sono molto molto contenuti. Evidentemente le azioni che abbiamo posto in essere hanno funzionato per la città, che è sempre più a rischio di tutte le altre, perché è una città che ha una grande densità abitativa, ha molte presenze lavorative e quindi è una città a rischio, però questo rischio lo abbiamo tenuto sotto controllo e oggi i dati ci confortano molto, ma questo non vuol dire che possiamo e dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo fare più controlli in questi giorni per evitare che quelli che pensano da un anno che possono fare quello che vogliono continuino a farlo. Oramai la gente ha capito perfettamente come si deve comportare a Pescara, ci sono sempre questi irriducibili che noi controlleremo grazie all'azione del prefetto, del questore, perché il tavolo per la sicurezza si riunisce costantemente. Parchi e aree verdi della città saranno chiusi? I parchi e le aree verdi saranno chiusi perché in questo momento è così, purtroppo è così, dobbiamo evitare incontri, dobbiamo evitare assembramenti, dobbiamo evitare tutte le situazioni a rischio e lo facciamo anche chiudendo in questo momento i parchi per i giorni pasquali. Un aiuto potrebbe arrivare dal meteo, perché nei giorni di Pasqua, della vigilia di Pasqua, è previsto maltempo. Questo mi dispiace, perché Pescara con il sole assume tutta un'altra caratteristica, tutto un altro aspetto. Pescara è una città solare anche in questo periodo purtroppo di pandemia. Poi a Pescara almeno 60.000 persone vivono in prossimità della riviera, in prossimità della spiaggia, quindi se qualcuno scende da casa per fare una passeggiata, cosa prevista dal decreto Draghi, è previsto
vista da tutte le norme anche in zona rossa, almeno uno sfogo per poter camminare. Il sindaco, lei vuole ovviamente approfittare dell'occasione per fare gli auguri a tutti i cittadini pescaresi? Sì, io faccio gli auguri di una buona Pasqua, di una Pasqua serena, felice, insieme ai familiari, per quanto possibile, sperando che questa pandemia ci lasci presto attraverso i vaccini a tutta la popolazione. L'impegno mio è quello di vaccinare in tempi brevi tutti quanti. Abbiamo messo a disposizione della ASL una struttura che è in grado di fare tanti vaccini e quindi di fare in tempi brevi la vaccinazione a tutti i pescaresi. Auguri, auguri, auguri. Parliamo di scuola adesso, perché nell'anno scolastico 2021-2022, il prossimo, saranno poco meno di 167.000 a fronte degli attuali 169.000 gli studenti che frequenteranno le scuole pubbliche abruzzesi. Un calo preoccupante che per la FLC-CGIL Teramo va combattuto con proposte che affrontino i nodi strutturali e consolidino l'organico docente e ATA. Prosegue il calo preoccupante degli studenti nelle scuole pubbliche del Teramano. Quest'anno sono stati 39.000, il prossimo anno saranno 38.413. In tutta la regione per l'anno scolastico 2021-2022 sono previsti 2.073 alunni in meno. Saranno poco meno di 167.000 a fronte degli oltre 169.000 dello scorso anno scolastico le studentesse e gli studenti che frequenteranno le scuole pubbliche abruzzesi. Queste le stime della FLC-CGIL Teramo, con la provincia che paga un tributo salato a queste riduzioni, inferiore solo a quella di Chieti che perderà 990 alunni, mentre 380 Pescara e 116 L'Aquila. Un dato che da solo documenta il persistente aumento della denatalità, delle migrazioni dalle aree interne che si accompagnano ad un esodo diffuso delle nuove generazioni. Si tratta di una vera e propria emergenza che dovrebbe determinare interventi di lungo periodo con proposte che affrontino i nodi strutturali di questi problemi. Le scuole stanno affrontando un periodo emergenziale ed anche per le iniziative sindacali la dotazione organica di diritto dei docenti resta confermata. Diminuiscono alcuni posti per la riduzione degli istituti professionali, aumentano nel sostegno con 32 cattedre aggiuntive, qualche imposto in più, solo 7 cattedre si avrà nella scuola dell'infanzia con l'organico potenziato. Il prossimo anno, continua la FLC-CGIL Teramo, non sarà regolare, la pandemia farà ancora sentire i suoi effetti, pertanto è importante consolidare un organico docente e ATA che consente di poter fare scuola rispettando i requisiti di distanziamento, della sicurezza e dell'offerta formativa di qualità. Abbiamo chiesto, continua il sindacato, all'amministrazione scolastica di confermare il potenziamento dell'organico che in tempi di Covid-19 è stato dato, spostandolo nell'organico di fatto, evitando così problemi contrattuali e di disponibilità finanziarie. Non può trattarsi di una misura occasionale per tamponare l'emergenza, dovrebbe essere invece strutturale per affrontare le tante criticità territoriali presenti in provincia. Occorre per questo una programmazione di medio periodo e non continuare a distribuire gli organici in base al numero degli alunni che si iscrivono. Per evitare che si ripetano i problemi di quest'anno, il sindacato su questi temi chiede all'ambito territoriale di Teramo di attivare subito l'informativa e di accogliere le richieste delle scuole per avere organici adeguati in base al tempo scuola che vogliono offrire, capaci di garantire una ripartenza in sicurezza e dare agli studenti e alle studentesse una scuola pubblica di qualità. Cronaca, adesso andiamo a Montesilvano, dove un 49enne riceveva i clienti direttamente a casa, dove aveva installato anche una telecamera di videosorveglianza. L'uomo di 49 anni, originario di Foggia ma residente nel Pescarese, è stato arrestato ieri dalla squadra mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della squadra mobile, diretti dal vicequestore Dante Cosentino, erano in zona e hanno visto uscire dall'appartamento dell'arrestato un giovane che aveva appena acquistato 3 grammi di cocaina e allora sono intervenuti. Durante la perquisizione in casa dell'arrestato i poliziotti hanno trovato all'interno della sua camera da letto un monitor per visualizzare le immagini della telecamera di sorveglianza e sostanza stupefacente, cocaina nel dettaglio, già divisa in sacchetti di nylon per un peso complessivo di 1,6 kg. In altre zone della casa recuperate altre confezioni di marijuana e hashish per un peso complessivo di 1,4 kg, oltre ad un macchinario per il confezionamento sottovuoto degli stupefacenti e anche un bilancino di precisione. In una cassaforte l'uomo custodiva 8.750 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività di spaccio. Su disposizione della magistratura l'uomo è stata applicata la misura cautelare in carcere
presso la casa circondariale di Vasto in attesa del giudizio di convalida. Cambiamo argomento adesso, andiamo a Scafa, in provincia di Pescara, dove sono tornati i resti di un'antica tomba romana di età imperiale, presumibilmente appartenuta ad un cavaliere, un'importante testimonianza della storia d'Abruzzo che affonda le sue radici ben più lontano di quanto spesso si tende a pensare. Nei giorni che precedono la Pasqua, Scafa vivrà delle ore importanti. La storia di questo paese viene alla luce grazie all'arrivo di alcuni reperti storici. Ci è stato fatto un bellissimo regalo per Pasqua dalla parte della sovrintendenza, che colgo l'occasione per ringraziare con grande affetto e stima. Ritornano a Scafa i resti di una tomba di epoca imperiale. Primo-secondo secolo d.C. Sono i resti di una tomba che con ogni probabilità era la tomba di un cavaliere, di un guerriero, e ciò è desumibile dalle immagini che sono incise sulla roccia, scudi, lance, corazze. È ovvio che rappresenta un momento storico per il nostro paese, dimostra che Scafa sì, è un paese dalla storia recente, ma è un paese che probabilmente ha delle radici antiche, dimostra che il nostro territorio aveva un'importanza strategica in epoca romana, d'altro canto le miniere erano utilizzate dai romani che lavoravano la roccia bituminosa per vari fini, tra i quali anche quelli della impermeabilizzazione degli scafi, quindi il territorio fruirà di questo ritorno e avrà anche un'importanza dal punto di vista turistico. Non dimentichiamo che dalla stazione nei pressi del quale c'è il convento delle Clarisse che ospiterà questi resti partirà a breve una pista ciclabile che partendo appunto dalla stazione raggiungerà la miniera di Pilone in territorio di Abateggio, quindi capite bene l'importanza strategica, culturale e sociale di questo rudere che verrà posizionato all'interno dell'ex Cappella delle Clarisse di Scafa. E adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente partiamo dalla Serie B, vittoria importantissima ieri per il Pescara che allo stadio Adriatico Cornacchia supera 3-1 il Pisa e con i tre punti può guardare con maggiore ottimismo alla rincorsa salvezza che passerà nel lunedì di Pasquetta dalla trasferta di Monza. Di Galano, Maccin e Busellato le reti che regolano l'11 pisano del pescarese. Luca D'Angelo, Paolo Renzetti. C'è ancora vita per il Pescara che batte per 3-1 il Pisa, continuando così a sperare ancora nell'aggancio almeno alla zona play-out. Gara generosa dei biancazzurri che hanno tirato fuori tutto quello che avevano segnando tre reti, tutte in una volta come non accadeva da tempo. All'Adriatico biancazzurri a sorpresa con il 4-3-3 nel trio d'attacco Capone con Galano ed Odgaard. Grassadoni ha costretto a fare a meno di ben 7 elementi, schiera una squadra offensiva. Emergenza in difesa per gli abruzzesi, i toscani di D'Angelo rispondono con il 3-4-1-2. Le schermaglie iniziali di partita vedono al quarto una buona opportunità per la formazione pisana con Marsura che in area conclude alto. Discreto però l'approccio di partita dei biancazzurri che provano a fare la gara. Al quarto d'ora Mazzitelli ha una ghiotta occasione in area pescarese ma la sua conclusione ravvicinata viene respinta da Fiorillo. Con il trascorrere dei minuti il Pisa prende più coraggio spingendo senza rendersi però mai veramente pericoloso e con il Delfino che invece al 28esimo costruisce la prima vera occasione della gara con Galano che innesca Odgaard che da posizione defilata mira all'angolino mandando il pallone di un soffio al lato. Al 37esimo ci prova Galano in area pisana ma la sua conclusione viene murata da Beghetto. Il gol del Pescara sembra nell'aria e arriva puntuale al 41esimo quando Odgaard dopo un'azione di forza sulla sinistra entra in area e anziché tirare serve il liberissimo Galano che a centro area non sbaglia mettendo la palla alle spalle di Gori. Pescara 1 Pisa 0 con il risultato che non cambia fino all'intervallo. Nella ripresa fra i toscani c'è Caracciolo per De Vitis e al decimo anche Vido e Birindelli in campo. Accade poco fino al 18esimo quando si infortuna Maestro sostituito da Macin. Al 20esimo contropiede Capone Macin con l'ex monzese che in area pisana manca il gol del 2-0. Il Pescara accelera e spinge con gli ospiti ora sulla difensiva. Al 28esimo tocca a Capone con Gori che si esalta e salva. Pescara generoso e in costante proiezione offensiva senza però riuscire a trovare il gol del raddoppio che meriterebbe. Al 33esimo entra
sono in campo nel Delfino, Voltes e Terper, Galano e Capone. Grassadonia passa così alla 3-5-2 negli ultimi 12 minuti di una partita che resta aperta, con il ritorno prevedibile della squadra di D'Angelo e con Bussellato che al 42esimo sfiora il raddoppio trovando la deviazione di Gori. Ma nel finale di partita ci sono veri e propri fuochi d'artificio, con la rete del 2-0 di Macin al 90esimo con una conclusione rabbiosa e potente che non lascia scampo all'estremo pisano. Gara finita neanche per sogno, visto che un minuto dopo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Marconi in mischia fa 2-1. Sofferenza, ancora sofferenza nel finale per il Pescara, con 6 minuti di recupero che si chiudono al 50esimo con la rete del 3-1 di Bussellato, che sa di liberazione e che fa calare i titoli di coda sul match. In riva all'Adriatico c'è ancora speranza. E in Serie C alle 15, tra poco, scende in campo per il turno prepasquale anche il Teramo. Lo farà tra le mura amiche contro la Turris dopo 3 sconfitte consecutive. Allora andiamo in collegamento con lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, dove per noi c'è la nostra Ania Cantagalli. Buon pomeriggio, Ania. Novità di formazione in casa biancorossa, 2 innesti diversi rispetto all'ultimo match. Esatto, Jacopo, buon pomeriggio a voi. Paci che va avanti sostanzialmente per la sua strada nonostante le sollecitazioni arrivate in settimana dal presidente Franco Iachini. 2 cambi rispetto alla contrada formazione, come hai detto tu, c'è l'Asis al posto di Vitturini e Di Francesco titolare al posto di Ilari. Ma la formazione titolare del Teramo rapidamente è Lewandowski tra i pali, l'Asis per l'appunto con Diachite, Piacentini e Tentardini in difesa, centrocampo con Di Francesco, Santoro, Arrigoni e Costa Ferreira, coppia d'attacco Bombaggi e Pinzauti potrebbe comunque magari essere più un 4-2-3-1 visto la presenza di Francesco, che ha caratteristiche diverse rispetto a Ilari. A disposizione ci sono D'Egidio, Trasciani, Mungo, Pappa, Vitturini, Bellucci, Ilari, Biondigea, Viero, Piere Mateng, Lombardi e Gervi. Risponde la Turris, reduce da un buon momento visto la vittoria contro il Catania e il pareggio contro il Catanzaro, con il consueto ormai 3-4-2-1 di Cagno, con Bagnale tra i pali, esempio Lorenzini e Loreto in difesa, centrocampo con D'Adalto, Franco, Tascone e D'Ignazio, Giannone e Romano a supporto dell'unica punta Longo. In panchina ci sono invece Lonoce, Signorelli, Bojucic, Ventola, Denunzio, Persano, Alma, Ferretti, l'ex della gara in panchina, Salazzaro, Rainone, Brandi e Flamengo. Allenatore è per l'appunto Bruno Fagno, dirige Villa di Rimini, squadre che hanno già fatto il loro ingresso in campo qui al terreno di gioco del Bonolis per iniziare il riscaldamento. Ricordiamo, il Teramo è reduce da 3 sconfitte consecutive e deve necessariamente riprovare a riprendere la marcia anche in ottica playoff. È tutto per adesso il Bonolis, a te Jacopo. Grazie alla nostra Ania Cantagalli. Poi ovviamente nel corso del TG delle 19 il servizio e le voci della gara del Bonolis tra Teramo e Turris, gara importante per i biancorossi anche alla luce dell'anticipo di campionato che si sta svolgendo con il Palermo, che è in vantaggio a Caserta per 1-3. Scendiamo in Serie D adesso, perché il turno prepasquale di campionato restituisce al torneo una favorita d'obbligo, il Campobasso, che vincendo lo scontro diretto di Notaresco si candida prepotentemente al salto di categoria. Tegola in casa Notaresco invece, con l'infortunio di Lorenzo Bianciardi, la diagnosi parla di rottura del legamento collaterale mediale e lussazione della rotula del ginocchio. In Serie D si torna in campo domenica prossima, 11 aprile, ma non il Pileto, che mercoledì recupera uno degli 8 match saltati. I biancazzurri di Pomante saranno di scena in trasferta a Montegiorgio prima del turno di domenica prossima. 10 giorni di stop prima di riprendere il campionato domenica prossima. È una Pasqua che col turno di giovedì ha ridisegnato inevitabilmente le gerarchie del girone F di Serie D, che ha ormai una candidata d'obbligo al successo finale, il Campobasso. Dopo il successo nello scontro diretto con il Notaresco, alla squadra di Epifani non resta per cercare la rimonta che sperare che i molisani inciampino da qui alla fine del campionato, anche se l'11 di Mirko Cudini ha dato una sensazione di forza che in casa Notaresco non lascia sperare granché. La distanza in teoria non è incolmabile, ma lo scontro diretto potrebbe lasciare delle scorie dal punto di vista psicologico. In più c'è il grave infortunio occorso a Lorenzo Bianciardi a complicare ulteriormente le cose da qui alla fine del torneo. E allora benvenga. Non abbiamo giocato come sappiamo,
Però non posso dire nulla ai ragazzi perché stiamo disputando un grande campionato e i numeri parlano chiaro. Oggi effettivamente non siamo stati noi, sarà stato merito anche del Campobasso, anzi voglio fare i complimenti oggi al Campobasso perché credo che la vittoria l'abbia meritata nettamente, quindi noi però io sono orgoglioso di quello che stanno facendo i ragazzi perché il nostro obiettivo era quello di giocarci il campionato possibilmente fino alla fine, ci stiamo riuscendo, quindi il campionato è ancora lungo, possiamo dire ancora qualcosa anche noi. Si diceva del Campobasso, capolista in ogni caso in questo momento, anche tenendo conto del recupero in più che dovrà disputare il Notaresco. I molisani alla ripresa proveranno a consolidare un cammino con poche sbavature tra le mura amiche contro quel Castelnuovo che vinse all'andata non senza polemiche. Neroverdi che però ritroveranno il capocannoniere della squadra e leader della manovra Massimo Loviso, che rientrerà dopo due turni di stop nei quali l'11 di Guido Di Fabio non è mai andato a segno. 0-0 a Montegiorgio, 0-1 giovedì col Matese. Pericolosità ridotta davanti vuol dire necessità di non prenderle, altrimenti la sconfitta è dietro l'angolo. E con risveglio imponente della Cinzia Albalonga il terzo posto è tutto da giocare e vede i laziali adesso favoriti oltre che avanti di un punto. Non è che manca la lucidità, manca la cattiveria perché agonistica in tutte le situazioni, cioè devono essere cattivi solo i difensori o i centrocampisti, no? Bisogna essere cattivi in tutte le cose che facciamo e quando capitano delle palle gol da buttare dentro, come ci è successo oggi nel primo tempo soprattutto, dobbiamo avere la cattiveria di voler far gol, forse quello che, l'unica cosa che ci è mancata oggi è quella, perché a cospetto di una squadra che viene da tanti risultati positivi, penso che oggi il Castelnuovo abbia fatto la partita per tutti i 90 minuti. Giorni di pausa che serviranno alla Vastese per cercare di recuperare tutti i componenti dell'organico, alcuni dei quali le prese con il virus. Gli aragonesi non giocano dal 28 febbraio scorso, 2-2 col Fiuggi tra le mura amiche. Poi 4 rinvii, Pineto, Aprilia, Agnonese e Castelfidardo. Alla ripresa a Montegiorgio non dovrebbero esserci però problemi. E domenica continuerà a Rieti la marcia della Giulianova nella rincorsa alla permanenza in categoria. I giallorossi sembrano essere diventati estremamente solidi e davanti in grado comunque di trovare sempre una soluzione pericolosa. Barlafante sembra trascinare la squadra, Paudice a quota 8 gol e nelle ultime settimane anche Massetti dà l'impressione di poter essere decisivo a ridosso della porta avversaria. L'intensità è mancata un po' meno, sarà forse anche un po' il caldo, sia per noi anche per loro, il primo caldo della stagione, perché oggi faceva veramente caldo, ma comunque la squadra loro l'hanno fatta, è vero, è un pareggio che magari potrebbe servire a poco ai fini della classifica, però noi siamo una squadra, l'abbiamo dimostrato anche oggi di essere bella, viva e intraprendente, e cercheremo fino alla fine di venire fuori da questa situazione. Non ci sarà grande pausa per il Pineto, che mercoledì invece recupera uno degli 8 match saltati a Montegiorgio. Il ritorno sul campo dopo il lunghissimo stop, come prevedibile, non è stato semplice per i biancazzurri di Marco Pomante. Due pareggi, una sconfitta e la necessità di cambiare marcia prima possibile per non rimanere invischiati per troppo tempo in una posizione non abituale per una squadra costruita ad inizio anno per avere ben altri obiettivi. Ci abbiamo provato, io ragazzi non gli posso dire nulla, io ripeto, a differenza della settimana scorsa potevo rimproverare qualcosina a loro, io questa settimana, questa partita non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché ci hanno provato fino alla fine, sono stati bravi a ribaltare il risultato dopo l'1-1 loro perché sai, in questa situazione non è facile come la settimana scorsa, vai in vantaggio, ti pareggiano, siamo stati bravi a reagire e poi come ho detto prima... Quel rigore che però può capitare a nostro favore o a nostro sfavore, questo è il calcio. Prima di chiudere, una news di calcio a 5, è terminato il sorteggio, terminati i sorteggi di Coppa Italia, andiamo a vedere gli accoppiamenti in Serie A maschile, l'Acqua e Sapone, Unigross se la vedrà con il Dosson, mentre la Colormax Pescara se la dovrà vedere contro Pesaro. In Serie A femminile Montesilvano affronterà Bisceglie, mentre in A2 femminile Francavilla è stata sorteggiata con la Best Sport Roma.
E con questa notizia chiudiamo la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento e buona vigilia di Pasqua.